La plastica è un inquinante longevo e pervasivo e finché non riusciremo a usarne meno o a sostituirla, il riciclo rimane la risposta. Ma noi ricicliamo solo il 30% di quella che mettiamo in commercio e dato che riciclabile non è sinonimo di riciclato, nella grande distribuzione si è cominciato a creare delle corsie preferenziali verso gli impianti di trattamento. Lei usa spesso questo sistema? Sì, da parecchio tempo oramai. Quante volte alla settimana viene? Una o due volte a settimana, perché poi me le faccio portare anche da altre persone che non lo fanno. Lei è un collettore del collettore. Sì. I numeri sono sorprendenti, noi non pensavamo mai, siamo più di 2 milioni e mezzo di bottiglie recuperate in un anno in 5 punti vendita, un risultato straordinario. Le bottiglie vanno al consorzio Coripet, che è il consorzio nazionale che si occupa del recupero del PET, quindi tornano a essere di nuovo bottiglie. Visto il risultato, nel futuro ci sono altre 10 postazioni, passeremo da 5 postazioni attuali a 15 postazioni, quindi diciamo un ampliamento importante. L'incentivo è un incentivo economico perché diamo dei buoni e poi uno può riversare sulla spesa quotidiana, ma soprattutto i clienti li porterebbero a prescindere, ecco, quindi secondo me è importante anche registrare questa sensibilità verso l'ambiente che negli ultimi tempi è molto cresciuta. Qui un altro modo per ridurre la plastica è usare un vecchio sistema, il vuoto a rendere. Da qui esce vetro pieno e rientra vetro vuoto.